Lo hanno trovato riverso sul pavimento di un negozio sfitto in via De Gasperi a Teramo, in avanzato stato di decomposizione. Di Francesco Caporali, 46 anni, non si avevano più notizie da domenica, con i familiari che avevano provato inutilmente a contattarlo al telefono, e sono stati proprio i parenti, la sorella ed il cognato a scoprire il cadavere all'interno dei locali di proprietà della vittima al pian terreno di uno stabile dove abitano anche alcuni suoi parenti. Parenti che avevano notato la luce del locale sfitto accesa e un odore nauseabondo provenire dall'interno. Dopo aver infranto la vetrina dell'ingresso sono entrati e hanno fatto la macabra scoperta avvertendo le forze dell'ordine. Secondo quanto accertato dal medico del 118 intervenuto sul posto attraverso l'esame esterno del corpo, la morte di Caporali potrebbe risalire ad almeno 5 giorni fa. La causa della morte molto probabilmente è da attribuire ad una overdose di droga. Accanto al corpo infatti sono stati rinvenuti una siringa ed un laccio emostatico. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra volante della polizia di Teramo ed il personale della scientifica per i rilievi di rito.